Seggi aperti fino alle 15 di domani nei 72 comuni abruzzesi chiamati al voto per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci. Sulmona, Vasto, Lanciano, Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi sono i cinque comuni di questa tornata di amministrative con più di 15.000 abitanti e per i quali l'eventuale ballottaggio avverrà il 17 e il 18 ottobre prossimi. Muniti di documento d'identità, tessera elettorale e mascherina, gli elettori potranno recarsi nel proprio seggio di riferimento fino alle 23 di oggi oppure dalle 7 alle 15 di domani. Poi sarà la volta dello spoglio elettorale che Rete 8 seguirà con una lunga diretta curata dal direttore Carmine Perantuono a partire dalle 14.50, con collegamenti dai comuni più grandi chiamati al voto. Tra i protagonisti di queste amministrative c'è Vasto, il comune abruzzese più grande chiamato alle urne in provincia di Chieti, dove sono sei i candidati a sindaco, quattro quelli di Lanciano e otto i candidati di Francavilla al Mare. In provincia dell'Aquila il comune con più di 15.000 abitanti è Sulmona, dove in quattro si candidano al ruolo di primo cittadino. In quella di Teramo, tocca invece a Roseto degli Abruzzi rinnovare il Consiglio Comunale e il Sindaco con cinque candidati. Ma in Abruzzo si vota anche in altri comuni, 29 in tutto quelli in provincia dell'Aquila, 24 in provincia di Chieti, 11 in quella di Pescara e 8 in quella di Teramo. L'esito delle elezioni, voto per voto, comune per comune, sarà seguito in diretta da Rete 8 il Centro a partire dalle 14.50 di domani con una lunga maratona elettorale condotta dal direttore Carmine Perantuono.